Ciao a Ciao a tutti, tutti. bentornati a Cuore di Mamma e Bentornati. Papà. Siamo Pensieri Valentina e Angela, siamo qui con voi per dei pensieri liberi con le famiglie italiane su temi di attualità ed educazione. Oggi siamo molto emozionate perché il fanciullino arriva al sud, arriva dalla famiglia Vacca, in particolare da Elvira, che ringraziamo e ti chiediamo di presentarti e raccontarci chi sono le tue meraviglie. Buongiorno a tutti, io sono Elvira, come diceva Angela, abito a Napoli e sono mamma di due splendidi bambini, Mirko e Marika. Quanti anni hanno? Mirko ha 6 anni, Marika 15 mesi. Cara. Carissima, come stai vivendo questo momento molto particolare per tutti noi? Allora, è una situazione surreale, molto da film. Soprattutto nella prima fase, noi realmente siamo stati attenti a seguire le regole, ma quelle poche volte che scendeva già solo per fare la spesa, veramente sembrava una scena da film. Strade deserte, gente distante, le poche persone che si incontravano, bandati di mascherine. Poi, insomma, voi sapete, noi a Napoli siamo molto calorosi, baci, abbracci, e non vivere questo è tosta, per noi è veramente dura. E nonostante tutto, Difficile. anche adesso che c'è la fase 2, si può scendere, il fatto di non poter ancora riabbracciare gli amici e i parenti è difficile. Io sono uscita, ho incontrato soprattutto amici per mio figlio, no? Le mamme, e i bambini non riuscissi a salutare, loro che sono abituati ad abbracciarsi, fanno tenerezza, piccolini piccolini col gomito che si salutano così, è dura, ancora dura. E i tuoi figli come hanno reagito e come stanno vivendo questa situazione? Allora, loro sono stati bravi, devo dire la verità, forse più bravi loro piccolini che noi grandi, noi adulti. Diciamo che hanno capito la situazione, hanno rispettato le regole, si sono rassegnati al fatto di dover stare in casa, quindi non lamentavano questa cosa di stare chiusi. Si sono adattati, si sono abituati a fare giochi che prima non facevano, perché magari tra i compiti, la scuola, lo sport, adesso magari a casa si facevano giochi in famiglia che prima non si facevano, quindi sotto certi aspetti hanno acquistato tanto, hanno imparato tanto. E niente, si sono adeguati a quella che era la situazione, si sono accontentati di quello che potevano fare. Si notava Adesso. proprio. Scusami, Prego, Valentina, non ti prego. senti? Dicevo che si notava proprio nelle altre interviste che effettivamente i bambini hanno un grande spirito di adattamento e Sì. sanno vivere meglio il presente rispetto a noi adulti, e quindi sono dei grandi maestri per noi. E sono anche molto attenti, perché quando noi adulti sbagliamo in qualcosa, loro subito sanno riprenderci e si rendono conto degli errori fatti, eh? È Davvero. vero. Ci sono state, cara, delle modifiche nel comportamento dei tuoi bambini in questo periodo, positive o negative? Sì, allora, sì, entrambe, sia positive che negative. La piccolina, insomma, 15 mesi, insomma, per lei è stato. Insomma, a parte la voglia di uscire, perché lei era abituata a portare il fratellino a scuola, a ritornare, andare a passeggio, a parte insomma questa voglia di uscire, lei in casa era uguale, stando con i nonni. Quello che avevo subito tanto è stato Mirko, perché Mirko è abituato a stare con gli amici e non li aveva, perché lui tutti i pomeriggi si organizzava con gli amici, fa sport. Quindi il negativo è che lui era molto triste per questa cosa. Rimanere a casa senza i suoi amici è stata dura, chiede tutti i pomeriggi degli amici, di voler giocare con gli amici e di stare con loro, di avere contatto più che altro. Poi fortunatamente con la tecnologia moderna, con la PlayStation, le videochiamate, il resto fondamentalmente si vedono. Di positivo c'è che riesce a stare più tempo con noi, genitori, nonni, riesce a fare giochi anche con noi, mentre prima era semplicemente legato agli amici, alla play, alla televisione, il tempo di mangiare a tavola e correva via, invece adesso sa stare con noi a guardare un film sul divano, sa giocare con noi, ama giocare con noi. Ha recuperato tempo col padre, che il padre solitamente finisce di lavorare tardissimo la sera, quindi si vedono pochissimo. E invece ha passato tanto tempo col papà che è stato a casa più di un mese, quindi lui è felicissimo di questa cosa. E come avete passato il tempo in famiglia, Elvira? Ci siamo divertiti, Angela, soprattutto il primo mese. Per quanto sì, noi cerchiamo sempre, ci conosci un po' come famiglia, cerchiamo sempre di cogliere l'aspetto positivo di tutte le situazioni. Per quanto è stata dura rimanere in casa, ci siamo organizzati, organizzavamo giochi, poi sai, quando si è in tanti, forse chi è rimasto solo a casa è stato più difficile. Io sono in compagnia con mio fratello, con i miei genitori,
Quindi la mattina vola tra i bimbi, insomma, mentre organizzi i piccoli, li sistemi, gli organizzi un gioco. La sera dopo cena si gioca a carte, si vede un film, si sta insieme, si mangia un gelato fuori al terrazzo. Cose che ti assicuro di solito non si fanno quando si corre e si lavora. Io spesso abito a 10 minuti da mia madre con la macchina, a volte passano 15-20 giorni e io non la vedo. Perché è difficile trovare il tempo anche per conciliare tra il lavoro, la scuola, la casa, anche la famiglia e il resto. È vero. Quindi noi ci E siamo ti resi la racconto. parte bella della quarantena, la parte buona. È vero, ma e cosa ti hanno insegnato, Elvira, di più i bambini in questa quarantena? I bambini mi hanno, proprio con il loro spirito di adattamento, mi hanno insegnato ad accontentarsi di quello che si ha, di non guardare ciò che è migliore, ciò che abbiamo perso, di quello che si ha in quel momento. Loro hanno saputo sfruttare il tempo che avevano in casa, senza pensare a quello che avevano prima, e hanno vissuto il loro momento bene così com'era. Quindi bisogna sfruttare al meglio il tempo che si ha. In maniera positiva, guardare il bicchiere sempre mezzo pieno e mai mezzo vuoto. È vero, tu Che bel Elvira hai messaggio. fatto fuori sì, un sacco di messaggi positivi e ammiro davvero anche la tua forza d'animo. Però ci sono stati dei momenti di sconforto in questo periodo e legati a cosa? Ma sì, Angela, la paura c'è. La paura c'è per tutto quello che succede. Hanno fatto delle immagini in televisioni veramente spaventose. Anche pensare che non si ritorni alla normalità fa paura. Che mio figlio debba crescere senza il contatto fisico con le persone, oppure mantenendo le distanze, questo è brutto, fa paura. È una situazione, come ti dicevo prima, surreale. Se ti soffermi a pensare quello che è successo, è tragica, veramente tragica, e veramente paura anche di uscire fuori casa. È vero, è vero. Però, ecco, come dicevo prima, bisogna reagire, bisogna superare queste cose. Altrimenti non si vive più. Elvira, indubbiamente questo Covid ha portato dei grandi cambiamenti in tutti noi, cambiamenti nella quotidianità, cambiamenti nella gestione delle cose, nella gestione della famiglia e tante altre cose. Un po' hai già risposto anche alla domanda che ti sto per fare. E ti sto per chiedere qual è il più grande cambiamento che ha portato questa primavera Covid nella tua vita, oltre al fatto di non poterti più, diciamo, toccare come prima, no? Avere il contatto fisico, ha portato anche un altro cambiamento? Ma sì, Valentina, la mancanza di libertà, noi la subiamo tantissimo. Restare chiusi in casa per noi non è facile, rinunciare alla libertà non è facile. Quindi sì, ti ho già risposto in precedenza, la cosa che a noi manca di più è proprio l'affetto, il contatto con le persone, riuscire a stare insieme alla gente, quello è. Noi non riusciamo a stare soli, almeno ti parlo io personalmente, io sono una che a casa non ci sta mai. Non ci sta mai, ama proprio il contatto con le persone. Cioè, io voglio uscire, voglio incontrare gli amici, li voglio abbracciare, li voglio baciare, voglio vedere i miei genitori e non devo aver paura, insomma, di avere un contatto con loro. Voglio che i miei figli Certo. escano, voglio che i miei figli escano e abbiano contatto con chiunque. E hai riscoperto avete riscoperto qualcosa che magari prima non gli davate tanta importanza, invece in questo periodo l'avete rivalutata? Angela, sì, proprio il tempo con i bimbi, proprio il tempo con i bimbi, anche, ti dico anche tra me e mio marito, fondamentalmente, perché per quanto siamo una coppia molto legata, il tempo che poi ci dedicavamo ormai era pochissimo, perché io, tra virgolette, fortunato o meno, ho deciso di lasciare il lavoro per dedicarmi ai piccoli adesso, fino a quando almeno la Marica non riprenderà la scuola. Quindi mi dedico tanto a loro, però stesso che sono presa da loro. La sera mio marito viene tardissimo, ti dicevo prima, 8 di sera, 8 e mezza, mentre si fa la doccia, alla fine il tempo si riduce a poche ore, poi sei stanco e quindi insomma sì, abbiamo perso un po' di rapporto anche tra di noi. Nonostante, ti ripeto, abbiamo un bellissimo legame, siamo molto forti insieme, però mancavamo proprio capito, degli abbracci, delle coccole, lo stare insieme, svegliarsi sempre insieme, passare a trascorrere e organizzare la giornata insieme, decidere insieme cosa fare per i bambini. Queste sono cose che di solito non si fanno mai. Cioè, i bambini sono responsabilità mia, li cresco io, lui quando torna la sera ci gioca giusto quel pochino, poi basta, non sa niente, non sa i compiti quali sono, non sa come vanno a scuola, non sa chi sono gli insegnanti, capito? La presenza del papà in casa è stata fondamentale adesso, è stato bello. Elvira, qual è il ricordo che porterai di più nel tuo cuore?
andando proprio nello specifico di un'esperienza che avete vissuto magari insieme. Un'esperienza che abbiamo vissuto insieme. Una mattina mio figlio si sveglia e dice: mamma, sai che bello che siamo sempre tutti quanti insieme. Che bello, amore, hai fatto venire i brividi, caro. Ha saputo esprimere bene le sue emozioni, non è da tutti, sì. Perché magari lo pensano ma non lo dicono, invece lui, sì, l'ha proprio espresso. Lui è molto bravo, proprio perché forse non è abituato a questa cosa, capito? Per lui era strano vederci sempre tutti insieme. Ah, certo. Poi anche con i nonni tutti i giorni è una cosa proprio speciale. Sì, sì, sì. Penso che la ricorderà per tutta la vita alla fine. Sì, ma come sono esperienze io credo che non si dimenticano, sia in maniera positiva che in negativa. Sono queste cose che ci segnano. Sì, sì. E Elvira, per concludere, il più grande sogno che hai per te e per la tua famiglia? Il più grande? Sogno. Il più grande sogno che ho per me e per la mia famiglia è che potremmo in futuro continuare a viverci come ci siamo vissuti in questi mesi, nonostante le difficoltà, e che i miei figli non debbano mai preoccuparsi di avere paura di essere a contatto con le altre persone. Loro devono essere liberi, devono abbracciare, devono baciare, devono comunicare e non devono avere paura di farlo. Io spero che questa situazione presto svanisca, perché noi dobbiamo amare le altre persone. Elvira, è un messaggio grande quello che dai, perché sì, diciamo che ci può essere un insegnamento da parte di alcuni genitori che hanno una filosofia diversa dalla tua. Scusate, mia, c'è un intruso. È un'amica di zia Mary, vieni, sono amica di zia Mary. Vieni. No, si va in Spagna. Sai Elvira, tanti genitori potrebbero pensare un po' in maniera egoistica e quindi racchiudere l'amore soltanto a se stessi o al proprio nucleo familiare. In realtà tu hai dato un messaggio importante, perché voglio che crescano nell'amore anche degli altri, ed è una cosa tanto bella, un messaggio molto forte. Caro. Si vergogna, è come il papà. Meraviglia, fatti vedere che sei bellissimo. Fatti vedere, dai, vieni, stai con me, stai con me. Sei con me? Mary, loro conoscono Sara. Niente. Loro conoscono Sara, lo sai? Ma tu Angela la conosci? Un grande bacio, guarda. Ti ricordi dove hai fatto la festa di compleanno a Sara? Sì, è venuto anche il fanciullino lui, sì. Sì, sì, che è venuto. Adesso si vergogna, fa il timido. Che siamo... è un'altra cosa. Comunque, grazie di cuore, Elvira. Grazie, grazie a voi. Hai dato dei messaggi importanti e pieni di amore e di messaggi, grazie, meravigliosi. Grazie a voi per quello che fate, perché non è da tutti. Un grande grazie, abbraccio Elvira. A te, alla tua figlia, dritto a Napoli, un bacione, ti aspettiamo. Grazie, ti aspettiamo. La volta vengo anch'io la prossima volta. Non puoi mancare. Grazie, è peccato mortale non venire a Napoli. È vero non sono mai stata, tra l'altro mi piacerebbe proprio tanto venire. Allora ti aspettiamo con il cuore. Grazie. Grazie. Ciao ragazze, buona giornata. Grazie mille. Ciao. Saluta.